Ciao ragazzi, eccomi qua. Un saluto da Carmigliolo. Allora, sono arrivato a livello 71 per affrontare quel coglione che vedete là, che mi ha fatto il culo in live nel gameplay, insomma, tutto l'ex play di Kingdom Hearts 2 in live, che ho anche finito ho finito tutto quanto in critico. Ho liberato un po' per poterlo batterle, per poterlo batterlo. Senza troppi problemi. Faccio vedere anche il mio stato di attacco, che è 63, magia 62 e difesa 66, che la difesa è più importante per lottare contro Sephiroth. Ho l'ultima weapon sbloccato finalmente, insomma, elaborato. Vabbè, le fusioni ovviamente avremo soltanto la valore, che con la valore abbiamo per forza l'ultima weapon. E poi basta. E siccome ho un attacco veramente utile per battere quella merda, sto pensando di volerlo battere con i dolci ricordi, il Keyblade di Winnie the Pooh. Ci vorrei provare almeno per una volta. Mi conviene. Il mio stato di attacco come va fino a 57. Beh, però siccome tutta quella vita che io ho tolto a livello 60, no, ero a 50, no, 49, 49, 49, gli do io un bel po' di vita e proviamoci, perché no? Poi se non ce la facciamo, fotte sega, almeno per questa volta. What is Cloud doing? Forza, quindi tu, fai il BT? tuo lavoro. By the way, you three, who are you? Well, I'm not sure we should tell Vabbè, you. l'abbiamo visto in modalità esperto, l'ho fatto anche in modalità esperto, eh. Well, that's an interesting sword you're carrying. Vabbè sì, I'll show sentiamo la you scena your perché strength. ora That's combattiamo enough. con il Keyblade. Yeah. Ok. Minchia, quanto cazzo di vita che ha tolto. Beh, questo è per via delle statistiche del mio attacco. Il fatto è sempre questo: una volta che gli ho fatto la combo, fatelo saltare e poi lo faccio io e poi lui vi attacca, voi parate il colpo e poi possiamo contrattaccarlo. Oh cazzo, ma dolci ricordi, sta facendo il suo. Ma ho fatto blur, non ci credo ragazzi. Ma tanto mi vedrete che muoio, non è un problema. Faccio così solo per... Minchia quanto gli tolgo con... Angel Angel, ma io ti fermo, molto bene. No ragazzi, no, non succede per davvero. Merda, non succede. No, non succede per davvero se batto Sephiroth con il Keyblade di Winnie the Pooh. Perché... Che assurdo. Cosa vuole fare? Ok. Ok, arriviamoci. Benissimo. Minchia quanta vita gli levo. Ok. Stiamo durando, ragazzi, stiamo durando. Clamorosamente stiamo durando. E no, e no, e no, e no. Ok, ma ragazzi, mi batte il cuore troppo a mille. Vieni. Non essere a secco con la magia. No ragazzi, però succede per davvero. Ok, fa questa mossa qua che si può parare così. No ragazzi, zitti tutti.
No, veramente. Tutti zitti. Dell'organizzazione 13, che quando sono 12, che adesso qui non sto a spiegare, anzi si spiega un po', perché tanto finché non vado da Clued per dire che sta Sephiroth qua, io casomai questo salvataggio lo faccio, perché casomai per fare il culo a Sephiroth quando voglio. troppo divertente. Dicevo che quei funghi che abbiamo visto sono totale 12, e se ne trova uno in questo mondo e gli altri in tutti i mondi tranne quello del Re Leone. E se riuscite a fare il miglior punteggio che vi chiede la missione, completando tutti i funghi dell'organizzazione 13, sarete premiati con un Keyblade che è abbastanza forte, che adesso non mi ricordo, il Keyblade dei funghi, che è anche abbastanza bello come ben fatto, che purtroppo non ho mai sbloccato, ed è anche abbastanza difficile che lo faccio, perché ci sono certi funghi che sono molto difficili da completare, e non vi sto spiegando, andate a cercare su YouTube, perché no, veramente ho tirato un sacco di quelle bestemmie per prendere quel Keyblade là, e anche per completare i funghi, perché in modalità critica, completando i funghi e completando tutti i boss dell'organizzazione 13 nei Data Battle di quella grotta delle meraviglie, e battendo anche Terra, la volontà residua, sbloccheremo il finale segreto, che tra l'altro il finale segreto che vi ho fatto vedere, no, vi ho fatto vedere no abbiamo fatto vedere l'altro finale, che era il finale normale, che dove si vedeva Acqua, Terra e Ventus che erano pronti per combattere, e nel finale segreto, dopo aver fatto tutto quello che vi ho detto in modalità standard e in critica, più in critica perché è più facile, standard e esperto richiedono il grillario al 100% completo, e in critico basta soltanto le tre corone, e sbloccate il finale segreto che vi ho detto, dove Acqua, Terra e Ventus combattono contro Vanitas e Xehanort. In modalità principiante non si sblocca, non c'è proprio. Sono in standard, che è molto difficile sbloccare in modalità standard. In esperto un po' così e così, basta completare il critico al 100%, e in critico, che è il più facile tutti quanti a sbloccare, insomma, a livello proprio di richieste eccetera eccetera. Invece a livello proprio di far tutto quanto è assurdo, perché sei in critico ed è anche abbastanza raro che tu riesci ad uccidere tutti quelli dell'organizzazione 13 nei Data Battle e a fare anche i funghi, che in realtà se li mettiamo a confronto i funghi sono più facili, ma ci sono 3-4 che sono veramente qualcosa di, non ne parlo ragazzi, veramente non ne parlo. Comunque sì, devo andare qui per elaborazione, no, elaborazione no, magari per elaborare un elisir, perché mi ricordo, no non è materiali giusti, ecco, tanto questi qua non sono
non sono necessari che li sbloccate, insomma che elaborate questi materiali, vabbè. Claude dove sta? Eccolo là. Claude, hai visto Sephiroth? Certo. Si trova nell'abisso oscuro. Capisco. Immagino che sia tempo di risolvere la questione. L'ho già spiegato nella live perché Claude è in fissa con Sephiroth per via che quest'ultimo gli aveva ucciso la famiglia su Final Fantasy VII. Gioco Square Enix, creato ovviamente dagli stessi creatori di Kingdom Hearts. E in poche parole, cosa hanno fatto con la Square Enix? Hanno messo alcuni personaggi di Final Fantasy in Kingdom Hearts per fargli fare qualche cameo e anche come personaggi secondari, così come esattamente Claude. Vabbè, Sephiroth è un nemico opzionale, boss segreto, che lo affrontiamo noi senza Paperino e Pippo. Non so perché Paperino e Pippo non combattono con Sephiroth. Cioè, con loro combattiamo contro Terra, ma mai contro Sephiroth. Vabbè, forse è anche vero che Sephiroth, per i suoi stili di combattimento e tutto quanto, è raro che Paperino e Pippo gli potrebbero dare fastidio, ma... Vabbè. Ecco, te l'ho portato a Claude. Forse. Ecco qua. Ovunque sta Claude, sta anche Sephiroth su Super Smash, su Final Fantasy, che è il gioco originale da cui provengono, Kingdom Hearts. E poi ricordo che c'era anche un gioco tipo di picchiaduro uscito per PlayStation 1, che adesso non mi ricordo come si chiama, e lì ovviamente ci sono anche Claude e Sephiroth, però combattono con le mani e non con le spade. Vabbè, io ancora resto incredulo per aver battuto Sephiroth col Keyblade di Winnie the Pooh, veramente. Sephiroth! Quando la canzone di Sephiroth veramente... Sephiroth! Non so, che quando parla fa, cioè, allarga le mani dicendo look out, e lui non sta attento. Vabbè, tanto non gli è successo niente. Somewhere else. Cloud went to fight a great battle to defeat the darkness inside him. Gone again. What will you do now? Guess I'll keep looking. Got any leads? Don't worry. Light is easy to find. Ah, quando è carina Tiff. Certo, non è un personaggio che tanto mi piace in Final Fantasy. Mi piace molto di più Yuffie, ma non per qualcos'altro, non per qualcos'altro. Ah,
Fenrir ha una lunga portata del potente ma riduce di uno il numero di colpi di combo a terra e in aria. Vabbè. Che il Keyblade è più forte a livello di attacco, però la magia, guardate, la magia fa proprio schifo a uno. Vabbè. Allora l'attacco sta messo benissimo, dai, ci sta messo benissimo. E niente ragazzi, il boss di Sephiroth può finire qua. Faccio qua perché quel salvataggio là è praticamente il salvataggio di Sephiroth, sì, il salvataggio di Sephiroth, che se lo voglio affrontare ci prenderò gusto ad ammazzare un'altra volta con il Keyblade, con il mio passatempo, magari con Mustang Interista, che facciamo tipo una videochiamata su WhatsApp, vi faccio vedere vi faccio vedere dal vivo come uccido Sephiroth con il Keyblade di Winnie the Pooh. Vabbè, e niente ragazzi, il video finisce qua. Ovviamente non farò soltanto Sephiroth. Beh, Sephiroth ho già fatto, come potete ben vedere, come avete ben visto. Porterò ovviamente i boss dell'organizzazione 13 e ovviamente anche la volontà residua di Terra. E niente, il video finisce qua. Come avete trovato la mia prestazione contro Sephiroth con il Keyblade di Winnie the Pooh? Scrivete nei commenti e ovviamente metto il cuoricino accanto al commento. E a proposito di Winnie the Pooh, ce l'ho proprio qua. Winnie, vieni qua. Vieni qua. Ci sono due Winnie. Due Winnie the Pooh che... Due Winnie the Pooh. Ecco qua, i due Winnie the Pooh che esultano per la vittoria di Sora contro Sephiroth e vi dicono ciao e alla prossima. Ciao e alla prossima, beh. Il gemello, vedete. Ciao ragazzi, alla prossima.